Siamo con l'assessore Andrea Civati. Oggi Varese, in via Como, in un punto importante della città, inaugura il nuovo Informa Giovani, che non è solo Informa Giovani, ecco, forse in una parola sta un po' stretta questa parola a quello che c'è qua e che adesso Andrea ci racconta. Sì, è uno spazio che la città attendeva da tanti anni. Io ormai 20 anni fa sentivo parlare appunto di uno spazio di incontro e di aggregazione giovanile che la città non ha mai avuto. E questo è quello che abbiamo costruito grazie a dei fondi destinati alla rigenerazione urbana. È per questo che abbiamo scelto questo luogo, una scuola non più utilizzata, al centro di un'area delicata, via Como, le stazioni, che grazie alla presenza dei ragazzi sicuramente migliorerà in termini di vivibilità e di appunto anche sicurezza. Una struttura che è stata progettata e realizzata per vivere tutto il giorno, anche la notte, con la presenza appunto dei ragazzi che la potranno utilizzare nelle aule studio già collaudate, in qualche modo nell'organizzazione già collaudata in piazza 20 Settembre. Ci saranno quindi aule studio, ci saranno uffici comunali con la presenza appunto degli sportelli Informa Giovani, ci sarà un'aula multimediale dove poter fare spettacoli, conferenze e ci sarà anche un esterno che sarà vissuto e vivibile da parte degli abitanti del quartiere e dei ragazzi stessi. Tutto questo consegnato alle associazioni.